Aspetta. Ok, siamo qui con Azzarini, un grandissimo del podismo degli anni 80-90. Raccontaci un po' qualcosa della tua carriera per i giovani che magari non si ricordano e non hanno avuto mai la fortuna di vedere. Io ho cominciato a correre nel 64 e ho cominciato a correre con Chris Genova e poi ho fatto tutta la trafila tra quell'epoca c'erano i ragazzi gruppo A, poi allievi, poi junior e poi sono passato senior. Il salto di qualità forse grosso l'ho fatto tra il secondo anno junior e il terzo anno junior. Chi erano gli avversari di allora? Beh, allora c'era un po' diciamo la generazione di quell'epoca lì era la generazione dei Pennone, dei Pari, e poi atleti che non hanno corso molto poco su strada come Benzini, come Tarantino, come Biondo. All'epoca dei giovani c'era Massimo Meli che correva i 550, ma oppure ancora Marco Persi che faceva i 552 da gruppo A. A quell'epoca il livello era sotto i 6 minuti, nelle categorie giovanili ce n'erano 7-8 in provincia, quindi io facevo 6-10, 6-13, mediamente finivo sempre 8, 9, 10, ma quell'epoca, quindi il livello era molto alto. Poi probabilmente crescendo molti hanno smesso e quindi poi insomma il livello rispetto ad oggi forse dal punto di vista tecnico c'erano molti più talenti, cioè si vedevano i talenti, ci sono lo stesso anche adesso, il problema è che poi è difficile tirarli fuori perché è cambiata la società, sono cambiati gli anni 70, erano anni diversi da questi sono anni dove vive il computer, vivono altri atteggiamenti mentali, quindi diciamo la corsa è più difficile concentrarsi, sì, la corsa in mano ai 35enni, ai 40enni. All'epoca il livello aveva dei giovani di 20, 22, 23, 24 anni che correvano, che investivano in qualche modo nella corsa. Sì, voglio dire, come aspettative, come sogni. Adesso il tempo è cambiato, trovare un giovane è una ricchezza, quindi voglio dire, chiunque di quell'età lì riesce a correre va valorizzato. Adesso è più facile trovare un atleta di 27, 28 anni che scopre la corsa tardi, quindi sì, di conseguenza una volta questi sorpresi si creavano, cioè, secondo me non competitivo. Io mi ricordo Marco Apicella, come cominciato a correre che ne aveva 23 giusto qua sulla Cobotto e me lo sono trovato in gara, non sapevo chi fosse, e poi questo ha fatto 30-15.000, cioè comunque un corridore di era un atleta del Savonese. Dove correva, in che squadra correva Apicella? Apicella era di Petri Ponente come origine. Lui aveva era un atleta che aveva funzionato più bene non competitive, e poi attraverso un paio di risultati diciamo di stesso valore in queste gare qua ha preso a quell'epoca dallo Presti e Sergio l'ha portato a degli ottimi livelli, come ha fatto con molti altri atleti. Marco era uno che poi in pista sui 5-10.000 ha corso a buoni livelli, non assoluti, però era una tecnica interessante. Qual è stata la gara che tu ricordi con più piacere, diciamo? Ne hai fatte tantissime battaglie, vediamo un po'. Forse sicuramente la cosa che mi ha distinto di più è la vittoria alla Val di Giano. Credo, perché comunque non era una vittoria annunciata, era una gara sicuramente in cui non pensavo di poter vincere. Chi erano gli avversari di allora? Ma e che anno era? All'epoca era un anno molto fortunato, perché in quegli 7-8 anni lì l'Albo d'Oro parla chiaro, cioè Mariano Pennone e Marco Pazzi. L'unico anno, 2 anni, in quei 10 anni lì dove non hanno gareggiato loro due, era Preda, diciamo, per gli altri. Sì. L'anno l'ho vinta io, l'anno l'ha vinta Mazzoni. Com'è stata la gara, quella Val di Zaino? Bisognerebbe chiedere a Massimo Cugnasco. Era arrivato secondo? Era del suo incubo, è stato. gara a quell'epoca, quando non c'erano i forti, le gare erano... I fortissimi, diciamo. Cioè, quelli che erano fuori categoria, comunque parliamo di gente che faceva 29 minuti su 10.000, quindi tutti e due avevano un minimo per gli italiani, erano abbastanza distanti da noi. Il resto, diciamo, della truppa viaggiava tra i 30 e i 31-40. E su quel livello lì, a quell'epoca, su strada c'era... In quella gara lì c'era... Vittorio Medica, c'era Cappello, Mario Cappello, che era stato un finanziere forte da junior, poi
correva già ancora discretamente, ma non era al massimo quel periodo lì. E poi c'era Mongiani, Domenico Mongiani, che fa il medico sportivo. E partenza com'è stata? In gruppo? Gara violenta. Tu peraltro hai fama di essere giustamente un grande tattico, oltre che una forza ci hai messo sempre più anche una sapienza tattica nella gestione delle tue gare. Ma forse non è l'unica mia chiave, io avevo poco talento. Beh, nel senso che non avevo grande velocità di base, per cui dovevo inventarmi qualcosa. Quando gli altri mi concedevano qualcosa, eri pronto a sfruttarla. Ero pronto a sfruttarla, ho sempre sfruttato le poche occasioni che ho avuto. Quel poco che ho vinto me lo sono guadagnato, perché comunque ho sempre corso con atleti molto più forti di me. Avevo qualcosina in meno. In quella Val di Zagno sei andato sul ritmo? Ho tirato me stesso, credo, perché partenza forte, e poi abbiamo sfruttato questa situazione vantaggiosa all'inizio, dove ci siamo trovati in tre a andare via, io, Vittorio America e Domenico Mongiali, e a metà gara, dove di fatto si risolveva, a quell'epoca lì si risolveva tra lo strappetto di San Gottardo e la Boero. Di solito la gara assumeva una forma in quello spazio lì. E lì è successo un po' di tutto, mi sono trovato davanti a un certo punto e... Eravate sempre in tre, eh? No, Vittorio America l'abbiamo staccato stranamente sullo strappetto di San Gottardo. Perché Vittorio era uno particolarmente forte in salita, vero? Perché su quel pezzettino lì Mongiani, che stava molto, era un periodo che stava molto bene, aveva vinto anche, non so se l'anno prima o l'anno dopo, insomma, che aveva vinto la Genova, ha fatto un attacco molto violento sullo strappetto di San Gottardo. Io ho guardato Vittorio non chiudeva, ho provato a chiudere da solo e lui non mi è venuto dietro. Lì ho capito che forse poteva essere la strada giusta, anche perché Fugnato non ci vedeva ed era favorito, quindi ho provato ad andare avanti, mi sono trovato poi da solo prima della Boero, e lì è stato un po' un dramma, perché mi sono reso conto che mancavano 3 km. E che potevi vincere. Sì, io ho preso consapevolezza, è stato un po' dura perché 10 minuti davanti non sono semplici, poi la gara è una gara d'emozione riuscire a vincere. Con che tempo hai vinto, te lo ricordi? Più o meno. Sì, si correva intorno ai 32 minuti, 31:50, 32. Arriva in solitudine? Arrivo bellissimo, in solitudine. Ho contato tutte le luci. Era buio poi allora, no? Che arrivava col buio. Alla fine tu ancora era ancora chiaro. Contato, non era buio. Era buio. Sì, alle 9, era molto bello, era molto suggestivo. E ho contato tutte le luci che ci sono dall'albergo dei poveri all'arrivo, perché non sapevo più cosa fare. Cugnasco me lo davano in rimonta, ma aveva 150 metri, ha fatto una partenza, non ci ha creduto, è partito un pochettino più contenuto e si è trovato poi in questa difficoltà. Tra di noi davanti a non mollare. Con che colori sociali gareggiavi? Trionfo Ligure. Trionfo. Trionfo Ligure, è stata una bella vittoria, perché a quell'epoca c'era buon'anima del presidente Saccone, che era un personaggio, un uomo di un'altra atletica, e sono stato molto emozionato su quel punto di vista. È una gara che mi ha lasciato delle cose, una delle tante, belle. Però quelle sono cose che poi ti rimangono, perché sono gare che ti segnano un po', ecco. Vogliamo ricordare ora in questo momento, diciamo, che la culma, diciamo, dall'addio alle scene, tutto è stato un momento bello. Cioè, nelle gare, una volta passate le società, diciamo, importanti, che sono l'Amatori, il CUS, il Corso della Libertà, poi negli anni dai 20 ai 30 ho corso 4-5 anni per il maratone di Genovesi e poi sono passato alla fine. Sì, a me dispiace molto questa cosa qua, perché insomma ha rappresentato un pezzo della corsa Genova, e oltre ai risultati, indipendentemente dai risultati, anche proprio per le persone che ci partecipavano, per il gruppo, no? Quindi perdere comunque un'entità, perdere un gruppo è una cosa abbastanza grave, nella pochezza della corsa che adesso. E forse bisogna cercare di rivalutare un pochettino queste situazioni umane, che sono importanti, no? A volte si esasperano i toni, io credo che invece i toni vadano molto abbassati e che bisogna andare a guardare anche il perché di questo tono. È importante che ci siano tante società, che ci siano dei valori.